L'estate di Andy Warhol, una mostra ai Musei Civici di Savigliano. Di che cosa si tratta? È una mostra che racconta un po' la storia di Andy Warhol, dalle Marilyn ai Mao, alle varie scatole che lui ha portato dagli scaffali dei supermercati alla conoscenza di tutta la gente. Perché dedicare una mostra a Andy Warhol? Ma a parte il fatto che mi sono appassionato a Andy Warhol in questi ultimi mesi, ma anche per far conoscere al pubblico le piccole curiosità di questo grande artista della pop art americana. Sarà un'esposizione itinerante? Sì, la mostra qua finirà il 13 ottobre, poi verrà spostata a Limone, Piemonte, dicembre, gennaio, febbraio, integrando con altre opere e con un ricco catalogo e con dei gadget che stiamo pensando. Quando si parla di arte, ultimamente si cerca sempre di coinvolgere i giovani. Qual è l'influenza di questa icona della pop art sulle nuove generazioni? Ma diciamo che l'affluenza del pubblico è stata a quasi al 90% di giovani. Sono curiosi di capire questo personaggio e sono affascinati dal suo modo di rendere una semplice serigrafia un'opera d'arte, cosa che lui ha voluto in tutti questi anni. Una mostra che si adatta comunque al gusto di tutti. Sì, al gusto di tutti perché è curiosa la sua vita, è curioso il suo percorso pittorico di questi pochi anni che ha potuto vivere.